Ciao a tutti, vediamo in questo video 10 tipi di contatto fisico non sessuale che le donne amano ricevere. E prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai nella homepage. Il tastino abbonati, scusate, il tastino super grazie, puoi fare una piccola donazione al canale. Se invece vuoi abbonarti al canale per usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, il tastino è appunto il tastino abbonati, puoi selezionare l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema. E vediamo 10 tipi di contatto fisico non sessuale che le donne amano ricevere. Allora, nel processo di seduzione, puoi interagire con le donne in modo non sessuale, però stabilendo un contatto fisico. Tieni presente che le donne sono estremamente cinestesiche e questo farà sì che gradiranno, diciamo, il contatto fisico anche non sessuale, perché le farà sentire accolte, le farà sentire gratificate. Questo puoi farlo anche, diciamo, se tra voi c'è già stata una relazione anche fisica, vale sia in fase di seduzione sia in fase di mantenimento del rapporto. È molto interessante questo perché ti consente di ottenere dei risultati positivi che saranno molto utili di fatto nella seduzione. Quali sono questi 10 tipi di contatto fisico non sessuale che le donne amano ricevere? Beh, il primo è indubbiamente essere presa per mano, anche con una scusa, mentre attraversi la strada, fai qualcosa. È anche una cosa molto utile per la seduzione, la prendi per mano, perché prendendola per mano ti fai vedere come guida, ti fai vedere come il papà che prende per mano la bambina e la porta. Ovviamente senza arrivare all'intreccio della mano, che la mano intrecciata rappresenta già un qualcosa di più intimo. Ma prenderla proprio per mano come prendessi una bambina, tra virgolette, e l'accompagni. Quindi ti presenti in modo paterno. Questo alle donne piace molto ed è anche una delle prime dei primi passaggi, diciamo, nella seduzione, prima ad esempio di arrivare al bacio. Inizia a prendere una donna per mano e vedi come reagisce. Se lei si fa prendere tranquillamente, delicatamente per mano, diciamo che è già un segnale che di via libera, che il bacio insomma è vicino. Ma questo prendere per mano è un qualcosa che vale sempre, che alle donne piace sempre. Puoi farlo anche dopo 50 anni di matrimonio, per dire, o di convivenza. È un gesto che veramente alle donne piace molto. Quindi, se vuoi ricreare un'intimità con una donna, è molto semplice, prendila per mano e vedrai che non sbaglierai. Vale nella fase di seduzione, nella fase pre-bacio, ma vale anche nel mantenimento del rapporto. È molto importante, un gesto che se impari a farlo, alle donne comunque darà veramente un quid in più. Un altro segnale che ti suggerisco di fare è accarezzare delicatamente il polso. Ottenere il polso in qualche modo è già una zona un po' più erogena, però questo dà un segnale molto forte, probabilmente perché anche qua il polso rappresenta qualcosa. Come dire, nel polso ci sono le vene, una zona, chi espone il polso si mette, come dire, si espone molto fondamentalmente. Quindi, se anche con la scusa magari di leggere la mano, eccetera, vai a toccare il polso, questo alla donna piace molto. Non è un qualcosa magari di natura sessuale, ma è un qualcosa che comunque alla donna piace tanto. Un'altra cosa è cingerla in vita.
Cingerli in vita è un gesto anche per parlarle mentre vuoi parlarle nell'orecchio, così dirgli qualcosa. Prendi la vita in questo modo, cingi la vita in questo modo. Questo piace molto. Oppure cingere la vita da di dietro con un abbraccio in vita. Ma proprio questo gesto di cingere, quasi come poi sollevarla, è un gesto anche questo che probabilmente ha uno sfondo paterno. Il papà prendeva la bambina per alzarla, magari per metterla, che ne so, sul lettino, non lo so. Comunque, questo gesto di cingere la vita, alle donne piace tantissimo ed è molto utile da mettere in atto anche proprio nelle fasi di seduzione, nelle fasi di conquista. E poi un altro gesto che ti suggerisco di fare, anche questo molto utile, è l'abbraccio. L'abbraccio talvolta per una donna vale di più un abbraccio di un rapporto sessuale. Sembra strano, ma posso garantirti che è così. Quindi impara ad abbracciare le donne. Un altro gesto che ti suggerisco di fare è il collo, una carezza sul collo, toccare il collo in qualche modo, anche qua magari con la scusa di, che ne so, con una qualche scusa, o comunque se tu riesci in qualche modo, ad esempio, avvicinarti a parlare con una donna nell'orecchio, le cingere del collo, soprattutto dietro, è un gesto che le piace molto. Un altro gesto, il sesto, che alla donna piace tantissimo, è accarezzarle i capelli. I capelli rappresentano un po' l'arte, diciamo, della seduzione femminile, un emblema della seduzione femminile. Se tu accarezzi i capelli, probabilmente dai l'idea di apprezzarla da questo punto di vista. Quindi accarezza i capelli se riesci, in qualunque modo, perché la donna piace molto. E poi toccare la schiena, semplicemente appoggiare la mano sulla schiena. Questo puoi farlo in diverse modalità, o molto più materna, come una carezza, per dire, oppure puntando leggermente il dito, dandole un segnale un po' più forte, e questo è un qualcosa che stimola molto, che piace, è un senso di protezione anche. Proprio mettere una mano sulla schiena mentre parli o prima magari di dare anche un bacio, sempre una mano sulla schiena è un gesto che a una donna piace molto. E poi qua richiede ovviamente un po' più di intimità, a meno che non ti inventi qualche cosa, il massaggio ai piedi. I piedi, diciamo soprattutto la pianta dei piedi, riporta tutti i vari organi, per cui in generale un massaggio dei piedi ti puoi inventare il riflesso plantare, qualche cosa, però comunque se riesci a massaggiare il piede di una donna, vai subito a creare un'intimità molto molto profonda. E poi un altro punto sono i lobi auricolari, anche qua con la scusa magari di toccare un orecchino, ti avvicini e sfiori i lobi auricolari e dai un segnale che alla donna piace veramente tanto. E per finire, magari come dire, è un segnale di protezione appoggiare una mano sulla gamba, magari non andare proprio sulla coscia, ma appoggiare una mano sul ginocchio, anche così, come parlando, è uno stimolo che comunque piace. Una donna si sente anche qua capita, apprezzata e protetta. Quindi sono tutti gesti che puoi fare nella fase di seduzione, quella che viene chiamata anche kino escalation, cioè quindi un'escalation da un punto di vista fisico. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sull'apposita icona Super Grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti al canale, basta che vai sul homepage, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, vai col computer e selezioni l'abbonamento preferito.